diciamo che la situazione in se stessa non ti permettono di non ti permettevano di giocare il calcio che noi vogliamo giocare, ma allo stesso tempo fa parte della capacità di ogni giocatore di adattarsi alle situazioni. È chiaro che tutti vogliamo giocare bene, tutti vogliamo ricevere la palla in un certo modo, ma credo che i giocatori che fanno la differenza sono quelli, non quelli che ricevono sempre la palla bene, sennò quelli che quando ti arriva un mattone riesci a stopparlo. Questa è la realtà. Allora, adattarsi alle situazioni. La situazione da adattarsi con Latina era il vento, la fisicità anche loro, che probabilmente noi nel giro d'andata avevamo sofferto con loro. Loro sono stati molto aggressivi, molto fisici, hanno interpretato la gara in modo diverso da noi, noi l'abbiamo subita quella gara e di conseguenza l'abbiamo persa. Adesso noi, dopo tutto un girone, avevamo saputo imparare di quella lezione e l'abbiamo affrontato allo stesso modo e a parità siamo stati bravi. Diciamo che ci sono state prestazioni molto positive anche di giocatori magari che erano stati nelle precedenti partite un po' criticati, tipo Marzorati, tipo lo stesso Belingheri che si è calato molto bene a livello anche di grinta nella parte. Insomma, siamo sulla strada giusta in questo, da questo Ma punto sì, di vista. noi siamo giocatori, allora ognuno ha le proprie caratteristiche, è chiaro se tu vai a vedere, si vede Belinghieri e penso Susci, sono due situazioni completamente diverse. Belinghieri fa un lavoro nascosto ma molto 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 intelligente, è un giocatore molto intelligente, chiaramente non lo vedrai probabilmente in momenti di grandi contrasti fisici così, ma riesce a capire strategicamente, tatticamente la necessità della partita, sa quando deve giocare, quando non deve giocare, quando dare la calma. Giocatore molto molto importante per noi. Lino ha fatto una signora partita, ma in generale non abbiamo concesso niente e questo fa la differenza, perché noi prima o poi il gol lo facciamo, solo che tante volte per un motivo o l'altro noi concedavamo i 5 minuti di svarioni che non ci permettevano di portare a casa il risultato. Diciamo, si è confermato quello che ho sempre detto ai ragazzi, quello che ho sempre detto a voi: se noi facciamo le cose fatte bene fino al 95esimo, questa è una squadra dura da battere. Se tu vai a vedere, è vero che loro a livello di palleggio sono stati superiori, e questo è innegabile, infatti è il motivo per il quale io non sono completamente contento, ma hai concesso realmente poco, perché il concedere poco vuol dire un tiro di 30 metri di rivelta, e se uno sbaglia il cross e colpisce il palo già lì non è controllabile, e il rigore mi sembra più che dubbio, quindi la realtà è che tu non hai concesso praticamente niente. È vero che non abbiamo fatto delle nostre migliori partite, è vero che noi potevamo ripartire meglio, però, ripeto, l'importante è aver fatto una partita di massima concentrazione e non aver regalato un minuto della partita. Adesso